Buonasera a tutti, qualcuno di voi lo conosco, anzi la maggior parte di voi li conosco, molti altri no. Sono Patrizia Epifani, counselor olistico, trainer di PNL, emotional coach, insomma una serie di cose, operatore del benessere. Qualcuno mi conosce per l'ambito strettamente finanziario, altri mi conoscono per l'ambito economico, altri come commerciale. Chi invece ha avuto la fortuna di conoscermi nell'ultimo periodo invece sa che sono un counselor, sono un coach, come dicevo prima, tutt'altro percorso. Come è nato questo percorso? Questo percorso è nato, come dire, dopo una serie di batoste arrivate nella nostra vita, l'idea di voler cambiare, l'idea di voler fare qualcosa di nuovo, di diverso, di riprendermi in mano la mia vita. E così pian piano è iniziato questo mio percorso, che in realtà continua ancora. È un percorso che continua, è sempre un divenire, come ben tutti quanti voi insomma potete immaginare. Cosa dire, mi sono approcciata a questo quasi per combinazione. Ho trovato una persona che non è qui presente in sala perché ha avuto un imprevisto dell'ultimo minuto, anche se mi avrebbe fatto molto piacere che ci fosse, che mi ha fatto conoscere l'energia. Per me l'energia era questa, la luce, l'elettricità. Poi invece questa persona mi ha dato quella nuova forma, questa nuova vitalità che io ignoravo completamente. E da lì poi è stato tutto quanto un susseguirsi di eventi, un susseguirsi di situazioni. Quindi ho iniziato una scuola di 3 anni come operatore del benessere, quindi riflessologia, cristalli, massaggio ayurvedico, massaggio tibetano, quindi qualcosa più attinente strettamente al benessere fisico, che poi in realtà, almeno io ero partita con questa idea, in realtà poi ho capito che quello che era un benessere fisico in realtà era un benessere che coinvolgeva tutto quanto, un benessere psichico, emozionale, c'era dentro di tutto. Andando sempre avanti, ho ripreso un percorso iniziato 20 anni addietro, quello di trainer di PNL. Attualmente sono arrivata poi come trainer di PNL. È stato anche lì un susseguirsi. Questo perché? Perché avevo bisogno di imparare a comunicare al meglio, perché l'errore che tutti quanti noi facciamo alla fine è quello di parlare, ma non saper parlare. E la responsabilità di quello che capisce il nostro interlocutore è esclusivamente di chi sta parlando. Peccato che questa era una cosa che io non avevo ben capito. Nel senso che 20 anni fa avevo iniziato questo percorso di trainer, questo percorso di PNL, ma come tecniche di vendita, autostima, motivazione, ma non ci avevo visto però dentro anche quest'altra parte importante di comunicazione con gli altri, oltre che soprattutto con noi stessi. Sempre andando avanti, ho fatto anche un percorso di coach, iniziato anche terminato forse con Gian Matteo, in cui ho capito più che fare il percorso di life coach, avevo capito che la base di tutto quanto era da un punto di vista emozionale, da un punto di vista emotivo. Se non c'è l'emozione, non si riesce a fare niente. Quindi è da qui che è nato una sorta di protocollo, chiamiamola così, che ormai utilizzo nelle mie formazioni, ma anche nelle mie varie lezioni che tengo nelle varie associazioni. Parto da una base emozionale, parto da quella, dall'emozione, dal controllo dell'emozione. Il controllo dell'emozione non significa essere falsi, quindi dire ah sì sì, ah, ma che bello, o al contrario reprimere le proprie emozioni. Significa saperle controllare, significa scaturire, portar fuori quell'emozione, quella cosa che abbiamo dentro nel momento opportuno, e in un altro caso invece tenerle un pochino più a bada per poi riprenderle in un secondo momento. Quindi qui c'è la rabbia, il senso di colpa, la gioia, il dolore, la paura, davvero un 360 gradi. Ho iniziato anche un percorso di counselor, terminato ormai un anno fa, con qualche titubanza,
perché non avevo ben capito che cos'è che fosse, non avevo ben capito come strutturarlo per benino, cosa mi desse poi realmente. E invece ho capito che quella era proprio la chiave di tutto quanto. Il percorso di counselor che ho fatto, sì, costruttivista perché appartiene a quell'area, però in realtà è un percorso olistico. Quindi, olismo cosa vuol dire? Molti di voi, meglio, già sapranno cosa vuol dire, cioè vuol dire intero, tutto, insieme. E quindi il counselor olistico cosa fa? Aiuta gli altri ad aiutarsi con delle discipline olistiche, utilizzando delle discipline olistiche. Chiaramente è stato tutto quanto un percorso delle singole discipline olistiche e poi ho messo insieme. L'idea di questo libro, Coppia Olistica, Sesso, Amore e Spiritualità, viene proprio, come dire, anche quasi da un'esigenza, da un riassunto, mi verrebbe anche di dire, di quello che è il mio lavoro. Nel senso che nasce proprio dall'esigenza di mettere assieme, di riunire quelle che erano delle problematiche, chiamiamo le cose come si chiamano, a me non piace parlare di problemi, in realtà alla fine il succo di tutto quanto il discorso è questo, il difficile rapporto spigoloso, confusionario rapporto di coppia in cui inevitabilmente ognuno di noi presto o tardi si ritrova, si scontra con il proprio partner. I rapporti di coppia quindi erano una serie di, come dire, di istruzioni, di idee che alla fine ho concretizzato in questo libro. Erano poi anche i miei suggerimenti che davo a chi si approcciava a me, dicendo allora guardi, il mio fatturato è calato quest'anno del 20%, non ho più voglia di andare a giocare a calcetto con gli amici, e mi sento abbastanza apatico. Alla fine di tutto quanto, stringi, e l'unico vero problema era il rapporto con la moglie o con il marito. Quindi ho capito che c'era proprio questa forte esigenza che in qualche modo andava risolta, no, perché come cavolo si fa a risolvere, però magari con dei piccoli, come si dice, con qualche piccolo aggiustamento, con qualche principio, con qualche conoscenza, con l'aiuto di qualche tecnica olistica, si può riuscire a superare lo spigoloso rapporto di coppia che ben sappiamo quanto può essere complicato. Il mio libro inizia con vivere in coppia fa schifo, puntini puntini, se non sai come fare. Questo perché è inutile che ci giriamo troppo attorno. Bisogna conoscere, bisogna imparare cosa c'è dall'altra parte, chi abbiamo dall'altra parte, quali sono le esigenze dell'uomo e quelle che sono le esigenze della donna, che inevitabilmente sono diverse. In questo libro è formato, diciamo, da due parti. Nella prima parte si affronta l'argomento della comunicazione, della diversità tra il modo di comunicare e di essere dell'uomo e il modo di comunicare e di essere della donna. Sono veramente completamente differenti. Adesso vi dirò qualche piccola chicca. Ancora, sempre nella prima parte si parlerà dell'evoluzione dal patriarcato, della famiglia meglio, dal patriarcato, poi diventa il matriarcato, adesso non si capisce, di come è cambiata la coppia con l'avvento dei social e come i social possono influire nella coppia stessa e anche a volte, diciamo anche rovinarla, mettiamolo così, anche se su questo io non sono molto d'accordo, nel senso che i social possono essere un detonatore. In realtà, se il Facebook, se Twitter, se Instagram, quel che cavolo sia, fa scoppiare la coppia, è perché già alla base, già in partenza, vi sono una serie di problematiche. E quindi poi i social fanno soltanto altro che innescare quella miccia in quella situazione che è già abbastanza compromessa e già disastrosa di per sé. Sempre nella prima parte si parlerà di che cos'è l'energia, quindi del mix tra energia maschile ed energia femminile e di come bisognerebbe trovare proprio questo equilibrio affinché la coppia funzioni, questo equilibrio tra
l'energia maschile e l'energia femminile. Come fare? Beh, con le tecniche olistiche, di cui vi parlo nella seconda parte del libro. Quindi cosa succede? Nella seconda parte del libro si inizia con la PNL e con l'ipnosi. Cos'è la PNL? Programmazione neurolinguistica, molti di voi insomma già lo sapranno, aiuta gli altri a comunicare meglio, a capire perché gli altri fanno quello che fanno e perché noi facciamo quello che facciamo. Quindi come utilizzare delle tecniche di PNL per migliorare la comunicazione con il nostro partner? Quindi capire un attimino quali frasi, quali parole dire, come settarsi al meglio. Ancora, si possono utilizzare delle tecniche di PNL, quali per esempio la visualizzazione, proprio per immaginare la nostra performance sessuale, perché no? E quindi viverla proprio anche al meglio, con maggiore sicurezza, con maggiore tranquillità, con maggiore slancio. Si possono utilizzare anche l'ipnosi e anche l'autoipnosi. Questo perché? Perché l'ipnosi ci dà tranquillità, ci può dare anche sicurezza, l'ipnosi ci dà anche benessere, ci aiuta a superare magari dei traumi passati, del nostro passato, per cui siamo magari bloccati in una situazione e non ci permette magari di andare avanti o di avere per esempio anche dei problemi sessuali. Quindi attraverso l'ipnosi, ricordo che sono anche una ipnologa, forse non l'ho detto all'inizio, attraverso l'ipnosi si riesce ad andare a capire quelle che sono le cause che hanno portato per esempio a un trauma, per esempio a una disfunzione sessuale, per esempio a un comportamento sessuale che non permette di andare avanti e di vivere il rapporto di coppia in serenità. E nonché si possono utilizzare anche proprio delle tecniche di autoipnosi per vivere al meglio la sessualità. Parlo sempre di sessualità perché appunto il libro è questo, è coppia olistica, sesso, amore e sessualità, spiritualità, scusate. Cosa c'entra il sesso, l'amore con la spiritualità? Beh, vi è un grande chiacchiericcio intorno a queste tre parole. Spesso vengono viste come sinonimi, spesso vengono viste come delle cose completamente contrarie, spesso c'è una grandissima confusione e quindi attraverso il gioco della coppia, attraverso l'utilizzo delle tecniche olistiche, si può aiutare la coppia a dare appunto questo slancio. Non sono cose slegate tra loro. Alla fine non si può vivere la sessualità senza la fisicità. Si andrebbe a creare proprio una completa spaccatura. È impossibile. Sempre andando avanti nelle varie tecniche olistiche che sono utilizzate, tra queste vi sono i cristalli, la cristalloterapia. Sono anche cristalloterapeuta nei miei 1000 percorsi che ho fatto. Cristalli, minerali, pietre, cosa sono? Li conosciamo immagino tutti quanti. Hanno un proprio potere intrinseco vitale e a contatto con il nostro corpo sprigiona quella che è la propria capacità. Quindi, come si usano? Si possono usare tenendoli addosso, molto semplicemente, oppure poggiandoli attraverso un cristallo terapeuta, poggiandoli su diversi punti del corpo. Ogni cristallo ha un colore differente, come ben sapete, e una propria funzione, una propria funzione specifica, cioè rilascia a contatto con il corpo un particolare influsso, una particolare energia, una particolare vibrazione che aiuta e facilita la coppia. Si può utilizzare l'equilibrio dei chakra. Molti di voi immagino sapranno già che cosa sono i chakra. Sono delle porte di riduzione energetica. I chakra sono dei centri energetici, delle ruote energetiche. Ci sono diverse definizioni. Ce ne sono tante. 7 sono le nostre, diciamo, i primi centri principali, mi sono incasinata a parlare, scusate. 7 sono i principali. Il primo chakra alla base del perineo ed è associato
alla nostra essenza vitale, al nostro essere, al nostro istinto animale, alla nostra sopravvivenza anche di attacco e fuga. Secondo chakra invece, che è quello che riguarda più noi e si trova praticamente sotto l'ombelico per intenderci, ed è la sede degli organi sessuali, dell'energia sessuale. L'energia sessuale è l'energia più potente che abbiamo, non è la sola energia, ma è la più potente di cui disponiamo, ed è anche per questo che nel corso degli anni si è un po', come dire, abbattuto, non si è mai voluto che la nostra energia intrinseca, la nostra energia sessuale venisse fuori, perché fa paura, c'è poco da fare, è inutile che ci giriamo troppo attorno. Quindi il secondo chakra è la sede della vitalità, dell'energia, della sessualità, della gioia di vivere. Se il secondo chakra è in disequilibrio, beh, noi avremo apatia, stanchezza, oltre che una serie di disfunzionalità proprio fisiche che vanno proprio nei disturbi sessuali e nelle malattie sessuali, oppure che riguardano gli organi e l'apparato sessuale. Terzo chakra è la base qui dello stomaco, ed è la sede dell'ego, della volontà. O ancora, quando siamo arrabbiati, quando siamo rabbiosi, quando molte volte diciamo mi rode il fegato, ecco, c'è il nostro bel terzo chakra che spinge un po'. Quarto chakra è posizionato qui alla parte del cuore, del petto, è sede dell'energia affettiva. Ha a che fare con il nostro affetto, con le nostre emozioni, prima di tutto con noi stessi e poi anche le emozioni con gli altri. Quinto chakra all'altezza della gola. In questo quinto chakra è sede della comunicazione. Un quinto chakra che non funziona bene, ci possono essere delle problematiche non solo nella comunicazione con gli altri, nella creatività, ma anche problemi prima di tutto con la comunicazione con noi stessi. Inutile dire che delle problematiche al quinto chakra possono riguardare la tiroide, la gola, anche i raffreddori abbastanza frequenti, tutto ciò che può riguardare con questa sfera e con i denti. Sesto chakra, chiamato anche terzo occhio, è la sede della visione. Visione nel senso di ampia prospettiva, guardare oltre, anche telepatia, eccetera. Non mi dilungo molto. Settimo chakra invece è il chakra della corona, la classica fontanella che insomma tutti quanti conosciamo, e la comunicazione con il nostro sé superiore. Un corpo deve essere perfettamente in equilibrio, i chakra devono essere perfettamente in equilibrio, le energie dei chakra devono essere in equilibrio affinché noi siamo in equilibrio. Sempre parlando di energia, sempre parlando di chakra, non possiamo non parlare del tantra. Il tantra viene visto, viene scambiato ormai, secondo la moderna New Age, come un modo di fare l'amore più puro. No, non è assolutamente quello. Il tantra ha avuto origini più di 2000 anni fa, in seguito poi si è sviluppato nel mondo occidentale soltanto di recente, in seguito all'evoluzione del femminismo, della rivoluzione sessuale. Anche se ancora ci sono forti preconcetti, forti dubbi, perché non si riesce a capire bene cos'è questo tantra e spesso viene confuso con il Kama Sutra. Non c'entra assolutamente nulla. Il tantra, perché ha avuto e ha un certo seguito? Perché alla fine riesce a riunire quelli che sono i principi, i desideri dell'uomo, che è quello di fare l'amore, di amare e di sentirsi liberi. Il tantra è olistico proprio per questa ragione, perché riesce a includere in un modo di fare l'amore che riesce a mettere assieme corpo, anima, spirito, mente, è un tutt'uno, si è completamente fusi, uno nell'altro, non vi è più questa separazione, questo dualismo, questo tipico del sesso.
Con il tantra invece si riesce a mettere insieme un po' tutto e a conoscersi meglio, a sentirsi liberi, a sentirsi liberi appunto di esprimersi, di essere se stessi. E così si ha un'amplificazione dell'orgasmo, un'amplificazione del piacere sessuale stesso e un modo di fare l'amore che dura anche per ore. Perché? Perché non è più una cosa strettamente meccanica con la testa, perché finché siamo nel mentale avanti non riusciamo ad andare, o meglio, è tutto quanto lì, è tutto limitato, si riesce a fare l'amore barra fare sesso per 10 minuti, quarto d'ora, mezz'ora, punto. E poi rimane sempre il senso di colpa, il fatto di non sentirsi perfettamente a posto, un senso anche di vergogna. Invece facendo l'amore in modo tantrico, quindi in modo da unire tutto quanto, sia un modo di comunicare anche all'altro la nostra vera essenza. Quindi scrolliamoci di dosso tantra visto come posizioni, come fare l'amore per ore, ma nel senso di so figo, no, tutt'altra cosa. Ancora nel libro affronto i punti della riflessologia plantare. Sempre in uno dei miei percorsi ho fatto un bel percorso di un anno, mi sembra che sia durato, di riflessologia plantare e palmare. La pianta, il piede è visto come la pianta della libido, è il primo che tocca il suolo e quindi è da lì che scaturisce tutta quanta la nostra sessualità, la nostra fecondità, il nostro piacere sessuale, deriva precisamente da alcuni punti che vengono toccati sul piede o anche sul palmo della mano. Nel libro sono anche spiegati abbastanza bene quali punti sono da stimolare, quali punti sono da toccare per avere una maggiore eccitazione oppure una maggiore libido, e a chi piace, a chi non piace, no, non lo fa, fa altro. Certo, lo scopo comunque della riflessologia è questo: toccare quei punti che stimolano la circolazione sanguigna, l'eccitazione, il piacere sessuale. Si parla anche di un'altra tecnica olistica che è quella della cromoterapia, quindi quali colori utilizzare. Ogni colore viaggia su una determinata frequenza che va dal rosso al viola, in mezzo c'è rosso, arancio, giallo, verde, i colori insomma dell'arcobaleno, blu, indaco e viola. Sopra vi è l'ultravioletto, sotto vi è l'infrarosso. Ogni colore ha una propria frequenza e vibra su un particolare punto del nostro corpo. Quindi il colore rosso, per esempio, il colore rosso può andare bene quando abbiamo bisogno di concretezza, quando abbiamo bisogno di cose un po' più forti, un po' più energiche. E perché? Perché va ad agire sul primo chakra che abbiamo detto all'inizio, quindi su ciò che ha a che fare con la parte, diciamo, bassa, con la nostra parte più istintuale. Il colore arancio è il colore che, come dire, interessa più a noi, perché è quello che riguarda la parte, il secondo chakra, quindi la parte che coinvolge i nostri organi sessuali, oltre che, come dicevamo prima, energia, vitalità, gioia di vivere e soddisfazione sessuale, perché no? Quindi anche noi donne utilizziamo nella lingerie, io personalmente non la utilizzo, però da manuale utilizziamo la lingerie arancione se vogliamo dare uno slancio alla nostra fertilità anche e alla nostra sessualità e al nostro piacere sessuale. Dimenticavo, il colore rosso invece se vogliamo dare un tocco di trasgressione, qualcosa di un po' più, come dire, più istintivo, ecco, mettiamola così che forse è meglio. O ancora il colore giallo va benissimo ed è consigliato sempre nella lingerie per avere maggiore sicurezza e riuscire anche eventualmente a dire no, caro marito mio, magari sta cosa no, non la voglio fare, ne riparliamo in un altro momento.
Il colore giallo ci dà quella sicurezza di poter affrontare eventualmente una situazione a noi non molto gradevole. Si dice che chi ha le pareti color caramello faccia più sesso, più amore rispetto a chi ha le pareti di colore rosso o colore bianco. A me sta notizia mi ha un po' lasciato un po' così, però in realtà se ci pensiamo bene è proprio vero. Il colore rosa invece è il colore che ci può aiutare nell'avere maggiore padronanza di noi stessi e nel lasciarci andare. Il colore blu, azzurro, e invece porta un senso di relax, ci sentiamo più rilassati, ci sentiamo più in pace. Infatti le camerette dei bambini solitamente sono fatte col colore, sono dipinte col colore azzurro, proprio perché danno un senso di relax. O anche noi quando andiamo per esempio al mare o guardiamo il cielo, perché siamo tranquilli? Proprio perché il colore azzurro che vibra su questa frequenza di pace, di serenità, di relax. Il colore nero nella lingerie, beh, è sempre quello, diciamo, che va per la maggiore, quello più sexy. Perché? Perché nasconde. Il colore nero in realtà crea come una sorta di velo, di distacco, e quindi crea quel piace, vedo, non vedo, un po' quella piccola trasgressione. Ecco perché piace il colore nero. Poi vabbè, il colore bianco è il colore per eccellenza. Molti uomini per esempio piace tantissimo, confermate, piace molto la lingerie bianca nelle donne, perché da un lato dà un senso di purezza e dall'altro comunque pare che ecciti. Ancora parlo degli oli essenziali e dei fiori di Bach. Questo perché? Perché gli oli essenziali, benché non ci siano ancora degli studi reali che affermino precisamente questo, sembrerebbe che abbiano dei forti impulsi, dei forti istinti sul nostro cervello. Beh, pensiamo bene che quando ci avviciniamo a una persona, la prima cosa di cui sentiamo a naso, non mi piace, quegli odori che ci fanno avvicinare una persona o anche a tirarci un attimo indietro. Quindi l'olfatto è sicuramente molto molto importante, e per questo ci sono degli oli essenziali che si possono utilizzare piuttosto che altri. C'è per esempio il gelsomino, l'ilang ilang, che è un fortissimo afrodisiaco, non usare assolutamente in gravidanza. Poi insomma ce ne sono diversi e ne parlo nel libro. Solitamente come si usano? Si usano mettendoci delle gocce per esempio nella vasca da bagno, o anche prima di incontrare il nostro partner, perché no? O anche semplicemente da mettere assieme al nostro profumo abituale. È un richiamo, ecco, mettiamola così, un forte richiamo. Beh, anche con il profumo del nostro partner fondamentalmente abbiamo questo forte richiamo, ci ricorda il nostro partner, ci ricorda un partner passato che non lo vogliamo neanche vedere più in cartolina. Quindi ricordiamoci sempre questi oli essenziali, quanto possono influire sulla nostra psiche, in un modo davvero che non possiamo neanche immaginare. Ancora, l'alimentazione. Noi siamo quello che mangiamo. Vi sono infatti alcuni alimenti che più di altri possono bloccare, inibire il nostro piacere sessuale, la nostra libido, altri invece che stimolano. Perché stimolano alcune parti del cervello, alcune endorfine, dipende di quelli di cui stiamo parlando. In generale, parlo davvero in generale, poi nello specifico vi è scritto benissimo tutto quanto cioè benissimo, non si sa benissimo, comunque è scritto nel libro. In generale vi sono il cioccolato, i cibi integrali, fibre, noci, mandorle,
Questi sono un vero toccasana per il nostro piacere sessuale. Sono dei veri e propri cibi afrodisiaci, più di tanti altri. Inutile dirvi che al contrario vi sono anche alcuni cibi che inibiscono. Tra questi vi è l'uso esagerato dell'alcol, chiaramente, come ben si può immaginare. Un po' di alcol va bene per rallegrare, ma deve essere davvero poco, altrimenti poi sfocia in tutt'altro e quindi sarà veramente deleterio per il nostro piacere sessuale, per la nostra libido e anche la nostra prestazione sessuale, letteralmente. O ancora l'uso di alcuni farmaci possono creare dei blocchi, possono esserci delle forti ripercussioni sul nostro istinto sessuale. O ancora l'uso dei cannabinoidi, alcuni barbiturici, l'ansiolitici, la lista è davvero lunga. Quindi anche qui non tocca a me dirlo, però se dobbiamo usare dei farmaci magari cerchiamo di limitarli, di contenerli. Personalmente non ne uso, però capisco che a volte bisogna utilizzarli, però ecco, cerchiamo di utilizzarli usando un pochino di testa, chiamiamola così. Non ne facciamo un abuso, ecco, come in tutte quante le cose. Ancora, come no? Le frequenze del suono, la magia della musica. Beh, in principio è stato l'OM, il suono sacro, l'OM, no, dove tutto nasce, da dove noi nasciamo e dove noi andremo, è il suono del creato. La musica ci dà quello sprint, quella grinta, e adesso vediamo il perché. O al contrario, la musica ci può rilassare. Questo perché a seconda della musica che noi mettiamo, o meglio delle frequenze vibratorie che noi utilizziamo, abbiamo dei diversi istinti. La musica, il suono meglio del creato, nuota anche come risonanza di Schumann, è 8 Hz. A 8 Hz vi è anche il suono dei delfini, delle balene, che come ben sappiamo ha un effetto curativo. Sempre a 8 Hz vibra la doppia elica del nostro DNA. 8 Hz, come dicevamo prima, è il suono del creato. E quindi qualsiasi musica accordata con i multipli di 8 Hz ha un effetto equilibrante e rigenerante sul nostro sistema fisico, mentale, emotivo, spirituale. Quindi la musica ideale è quella accordata a 432 Hz. La musica a 432 Hz sembrerebbe proprio che ha un potere di guarigione, ha un forte potere riequilibrante. Vedete per esempio i canti gregoriani, i famosissimi canti gregoriani, che hanno proprio questo potere di portarci pace, tranquillità, armonia. Sono appunto accordati a 432 Hz. Vi è poi la musica a 102 decibel, che è quella tipica della musica rock da suonare in discoteca. Beh, quella è l'ideale per chi vuole abbattere tutte quante le inibizioni, per lasciarsi andare. E questo, i suoni dei bassi, delle frequenze, l'uso ripetitivo anche della batteria bom bom bom, porta in una sorta di trance che ci sballottola un pochino e vengono abbattute tutte quante le nostre inibizioni. E quindi avremo maggiore spontaneità, maggiore rilascio delle nostre inibizioni, saremo un po' più sfrontati, mettiamola così. Quindi se vogliamo vogliamo avere anzi questo genere di sensazione, beh, utilizziamo la musica rock a 102 decibel. Al contrario, invece, se vogliamo avere qualcosa di un po' più rilassante, di più armonioso, di benefico per noi tutti, usiamo quella 432 Hz. Ve ne sono chiaramente anche delle altre che hanno diversi effetti, un effetto di rigenerazione sul nostro DNA, un altro effetto, ce ne sono tantissime altre. Queste sono però le più
note, mettiamola così. Lo scopo ultimo di queste, ma anche di tante altre discipline olistiche, qual è? Come dicevamo prima, è ricercare l'equilibrio. Ricercare l'equilibrio nelle energie maschili e nelle energie femminili. Lo scopo ultimo è sempre quello, perché se non c'è equilibrio non riusciremo ad avere un rapporto di coppia soddisfacente, e non solo un rapporto di coppia soddisfacente, perché un rapporto di coppia pessimo inevitabilmente si ripercuote anche sul lavoro, come dicevamo prima, nei rapporti sociali in generale, sul proprio stato d'animo, perché saremmo svogliati, non avremo voglia, eccetera eccetera. Quindi cerchiamo di avere di riequilibrarci il più possibile, ed è per questo anche che assistiamo a donne sempre più mascoline e uomini sempre più effeminati. Vi è un completo disequilibrio. Quindi quello che dobbiamo sempre ricercare è quel famoso equilibrio tra le energie maschili e le energie femminili. Continuerò a ripeterlo. E questo è possibile soltanto se noi siamo equilibrati da tutti quanti i punti di vista. Quindi cerchiamo anche noi di utilizzare nel nostro piccolo, come meglio possiamo, le varie tecniche olistiche, le varie discipline olistiche, che comunque ci possono dare un forte aiuto, un forte sostegno. Premesso che la medicina allopatica non va mai tralasciata, per carità, questa è da integrare. Quindi la medicina con tutte quante queste discipline olistiche aiuta la medicina classica. Non sostituiamola, mi raccomando, però può dare un grosso aiuto, un grosso contributo. E Maurizio Cinà è stata la prima persona che mi ha indotto in questo mondo energetico. Poi in realtà successivamente ho incontrato altre persone, altri maestri o presunti tali, ho fatto Reiki, ho fatto Reconnection, insomma un'altra set Theta Healing, tutta una serie di altre esperienze strettamente in ambito energetico. Poi pian piano mi sono spostata e ho fatto anche altre cose. Alla fine, come dire, tutto va bene, mettiamola così, e dobbiamo soltanto riuscire a trovare anche in questo il giusto equilibrio, quindi senza essere fanatici, senza stare a perseguire questi guru, questi maestri, questi saccenti. Cerchiamo il nostro equilibrio, partiamo da questo. Benché anch'io incontri delle persone, benché anch'io, però lascio sempre comunque tutti quanti, fate la vostra esperienza, non dovete seguire me. Io al massimo vi posso formare, al massimo, nel senso che posso darvi una strada, poi dovete andare da soli, al contrario di quello che fanno molti maestri che vogliono tenervi tutti quanti lì sotto, perché chiaramente ci sono i soldini. La coppia olistica si fa esistere, non è... E nel senso che come idea dovrebbe essere, ma bisogna crearla. Cioè non, a mio avviso non viene nulla così da sé, è un mio punto di vista. Non la conoscevo neanch'io. Adesso invece ho capito che è possibile una coppia olistica in cui vi è proprio un'unione, un qualcosa di più completo, una cosa che va oltre un qualcosa di puramente fisico o di puramente mentale, è un'unione. E questa unione, se non ci si mette un po' di impegno, se non ci si mette un qualcosa di suo, non c'è, non esiste. Quest'unione tra corpo, mente, anima, spirito, la si deve creare. La si deve creare, e la si può creare con l'intelligenza, la si può creare con la dedizione di tutti quanti i giorni, la si può creare non facendosi prendere dalla monotonia, dalla noia, anche se credo che, come dire, sia inevitabile, no? Che ogni tanto nel corso poi della vita coniugale si cada nella monotonia, si cada nella noia, è inevitabile. Però lì bisogna essere forti, bisogna saper prendere anche al volo, capire quando è il momento di agire e dare un piccolo sprint, dare quel pizzico che a volte davvero serve veramente poco. Quello che però io consiglio è
mantenete comunque sempre la vostra individualità, è un consiglio, non vuole essere nulla in più, ognuno poi faccia secondo la propria esperienza, mantenete comunque la vostra individualità, nel senso, non deve essere un sacrificio, ok, non vado più a giocare a calcetto perché faccio piacere alla mia donna, no, perché se la tua partita a calcetto ti fa stare bene, ti riempie la testa, ti svaga per quell'oretta, vai! Poi chiaramente ti dedichi anche a tua moglie che comunque è stata a casa, lo stesso dicasi per lei. Oh, non vado più a fare danza perché poi non ho tempo per, non so, per preparare per mio marito o perché... E poi magari rimani musona così a casa, magari anche incazzata perché non sei andata a fare danza, no? Quindi i propri momenti, i propri spazi, la propria individualità è importante che ci sia, ma non dimenticate mai che al momento opportuno bisogna poi unire e fare insieme le cose, altrimenti rimanete comunque due realtà, si rimangono due realtà separate. Invece ci sono dei momenti in cui bisogna salvaguardare i propri spazi, i propri piaceri e tanti altri momenti in cui fare anche le cose insieme e condividere. Spesso, questo è un errore di noi donne, abbiamo paura dei silenzi dell'uomo, noi li temiamo letteralmente, un uomo se ne sta in silenzio per noi, oh, che succede, perché sta in silenzio, cosa succede, sta pensando a un'altra donna, non mi desidera più, non mi vuole più, no, siamo calme pure noi donne, rispettiamo i tempi dell'uomo. Ecco, anche qui intervengono delle tecniche di, come dire, di conoscenza e di comunicazione. Rispettiamo i tempi dell'uomo, così anche come gli uomini, sono uomini, almeno dovrebbero essere uomini, nel senso che loro sono abituati, e devono farlo, a essere delle persone che devono risolversi da sé i problemi. Noi donne invece cosa facciamo? Inevitabilmente gli vogliamo dare consigli, e ma fai così, e ma fai cosà? No, lasciamolo stare, lui è uomo, quindi lui deve, permettiamogli anche di sbagliare, lui è uomo e quindi deve risolversi i problemi da sé. Quindi impariamo ad avere massimo rispetto dei tempi altrui. Allo stesso modo voi maschietti cercate anche di venire incontro a quelle che sono le esigenze di noi donne, cioè noi abbiamo bisogno di più affetto, abbiamo bisogno di più cura, abbiamo bisogno di maggiore attenzioni, senza essere però asfissianti, mi raccomando, perché sennò poi ricadiamo di nuovo nel voler evadere. Ecco, questo è il problema fondamentale. A un certo punto poi i maschietti hanno bisogno di evadere, hanno bisogno di staccare, di prendere aria, come dico io. Quindi dobbiamo essere presenti, senza però soffocarli. Altrimenti lo perdiamo. Altrimenti poi cosa fanno? Vanno sulle belle nostre chattine di Facebook, di Twitter, e cercano lì l'appagamento e cercano lì una persona che li capisca, li comprenda, non li rompa le scatole. Un'altra serie insomma di cosine. Quindi manteniamo i giusti equilibri nella coppia, e soprattutto non abbiamo paura di silenzi e non abbiamo paura di litigare quando il litigio è costruttivo. Attenzione, un litigio giusto per fa qualcosa, no, un litigio costruttivo sì, quindi sentiamo il partner quando ci sta parlando e noi stiamo un attimo in silenzio, uomo o donna che sia, nel momento opportuno in cui ha finito di parlare e l'abbiamo ascoltato in modo attivo, allora poi rispondiamo anche noi, ma ascoltiamo quello che ha da dire. Quindi non abbiamo paura di litigi, mi raccomando, perché una coppia nel momento in cui smette di litigare ha smesso il proprio amore, non c'è più amore, non hanno più niente da dirsi e quindi si stanno zitti, è semplice. Quindi affrontiamo i litigi, vanno bene, purché siano costruttivi. Grazie.